Benvenuti a questa puntata dei Comuni Informano. Entriamo subito nel vivo degli argomenti trattati in questa puntata, ascoltando le interviste realizzate a Solanto agli studenti dell'ITET Sturzo, che hanno realizzato un interessante progetto nell'arco di un biennio. I nostri ragazzi hanno ricostruito la storia di questo posto dal punto di vista socio-economico e si stanno impegnando, come avete avuto modo di vedere, per spiegare ai turisti, ai visitatori che in questa meravigliosa giornata ci stanno visitando, stanno appunto dando l'immagine migliore di quella che è la nostra Sicilia e di questo monumento in particolare. Peraltro, ci tengo a dirlo, questi ragazzi già sono al secondo anno di adozione di questo monumento. E l'anno scorso sono riusciti ad ottenere la medaglia d'oro appunto con l'associazione Napoli 99 e con il Ministero della Pubblica Istruzione. E ci sono 2 anni del nostro lavoro e del lavoro dei ragazzi. È una conoscenza, potremmo senza ombra di dubbio definire completa, della storia di questo luogo, di chi vi abitava, di chi ci lavorava, con varie mansioni. Ed era un rito vero e proprio, sia quello della preparazione della tonnara con le reti, che erano una costruzione incredibile sott'acqua, ed erano tenuti da queste ancore che vediamo qua, ma la soprintendenza del mare ci ha consentito di vedere un percorso di ancore che sono ancora sott'acqua e che testimoniano di quanto antica fosse la storia del posto, perché sono stati rinvenuti anche 2 ceppi plumbei, quindi abbiamo la testimonianza che in epoca sicuramente greco-romana qua si svolgeva la tonnara e la mattanza. E i ragazzi stanno mettendo, come dire, in atto le loro capacità pragmatiche, perché siamo contenti di vederli qui all'opera con i visitatori e siamo riusciti, come dire, a mettere in moto una macchina che sta funzionando. I ragazzi hanno anche prodotto del materiale divulgativo sulla tonnara. Sì, siamo stati un'equipe, abbiamo lavorato insieme in gruppo, sia coinvolgendo i ragazzi che noi docenti abbiamo speso parte del nostro tempo per realizzare questa brochure informativa su quella che era la storia della tonnara dall'ultima mattanza nel 1961. L'attività è stata definitivamente chiusa, però oggi a noi interessa ricordare quello che avveniva in questi luoghi proprio per rendere vivo quello che è la cultura storica che caratterizza questo ambiente che oggi abbiamo il piacere di vivere per una giornata. La testimonianza di quella che era l'attività economica che faceva da supporto al sistema economico di questo piccolo centro urbano, chiamiamolo urbano oggi, però è un po' il... Muoveva intorno al castello di Solo. E all'attività economica che attirava tutto il sistema che ci girava attorno. Anche importante è stato venire a conoscenza di questo spettacolo quasi della manifestazione che si organizzava e la partecipazione di tutti i personaggi noti dell'epoca. La storia della baronia di Solanto, della tonnara, della mattanza dei tonni affonda radici antichissime. E in un certo senso i giovani oggi stanno rievocando millenni di storie. Sì, ma come è stato già detto dai colleghi, il senso dell'iniziativa è proprio questo, cioè cercare di ricostruire un legame tra il passato e il territorio. E la storia di questo territorio, lo sappiamo, è una storia magari non tanto conosciuta, ma sicuramente ricca, affonda le radici nella città di Solunto, ma poi continua. E sicuramente una delle svolte importanti del territorio è legata proprio alla baronia di Solanto. Il castello che ancora oggi possiamo
ammirare nasce anche a difesa della tornara di Solanto, perché la tornara con il suo marfaraggio era addirittura preesistente al castello stesso. E poi, come sappiamo, attorno alla tornara c'erano tanti interessi economici, soprattutto naturalmente dei baroni proprietari, perché la manovalanza veniva retribuita con paghe molto modeste, e c'era naturalmente un interesse forte che riguardava non solo la vendita immediata ma anche la lavorazione del tonno, che qui veniva fatta sott'olio e poi venduta naturalmente non solo nei mercati nazionali ma nei mercati esteri. La tonnara poi chiude, come sappiamo, definitivamente nel 1961, parliamo evidentemente di un'attività probabilmente nata con i fenici, ma certamente documentata nel periodo romano. E chiude e in parte, diciamo così, è stata dimenticata. Per i ragazzi è stato un percorso di straordinario di riscoperta, perché hanno, per così dire, gustato il piacere non solo di ricostruire ma anche di tramandare, di raccontare una storia che in qualche modo ha a che fare con la loro vita, ma anche con la vita di tanti genitori, con la vita di tanti nonni, con l'attività ancora della pesca che si svolge a Porticello. Noi siamo dell'ITET Dologi Sturzo e abbiamo oggi adottato un monumento. Il monumento è quella della tonnara di Solanto. La tonnara di Solanto risale al III secolo a.C. e dal 1961 ha chiuso i battenti. I battenti purtroppo sono stati chiusi perché ormai questo è un procedimento che non viene più utilizzato naturalmente in questo posto, che va è diventato ormai un luogo di villeggiatura. E soprattutto ormai non può fare uno più niente, anche perché è tutto privato. I visitatori naturalmente apprezzano molto la location perché è veramente bella, e apprezzo pure molto la storia del posto, che è una bellissima storia. Conoscevate questa storia prima di intraprendere questo percorso? Intervenire in questo percorso non la conoscevamo, grazie alla scuola l'abbiamo conosciuta e l'abbiamo anche molto amata, perché è veramente la storia legata a noi e alle nostre origini. La storia intanto è appunto della tonnara di Solanto, è quella di questo procedimento arcaico in cui i pescatori, i marinai, scendevano da questa discesa per arrivare a mare con questo sistema di reti e il sistema di queste barche chiamate muciare. Uscivano a mare aperto e con questo sistema pescavano i tonni, li mettevano il passaggio dei tonni, riuscivano a incanalarli tramite queste reti e tramite un sistema molto antico, un sistema formato da camere, in cui l'ultima era la camera della morte, in cui venivano uccisi i tonni e portati appunto a riva. Allora, i pescatori durante questa pesca usavano cantare per un incoraggiamento a loro stessi, per ottenere una pesca molto proficua. E prima di scendere a mare, come voi vedete, là c'era una piccola chiesetta antica, prima venivano qua a pregare per appunto avere un'ottima pesca. Il lavoro con gli altri compagni, con gli insegnanti in gruppo, com'è stato? È stata una bella esperienza, perché comunque tutti ci siamo dati da fare a cercare dei documenti storici che appunto testimoniavano di questa attività, che all'epoca era una grande risorsa economica per la gente del posto. Quindi anche gli insegnanti non sono stati dietro le quinte, anzi sono stati i primi in prima fila a dare il meglio di sé, e noi ovviamente abbiamo collaborato con la loro guida ovviamente. Molti visitatori ascoltano incuriositi da questa attività, perché è quasi curiosa, perché si faceva quasi come un rito, era un rito perché era accompagnata dai canti propiziatori e così via. Qual è la cosa che ti ha colpito di più della storia della tonnara, di quello che avete studiato, diciamo? Allora, è questo, diciamo, intanto la ciurma, che era composta in maniera gerarchica, quindi da un rais, quindi c'era tutto una regola, era tutto ben predisposto, e sicuramente da questa attività che
si è tramandata fino alla fine, finché nel 1961 ha chiuso i battenti. Il ringraziamento va innanzitutto alla Sovrintendenza del Mare, nella persona naturalmente dell'ingegnere Gaetano Lino, il quale è venuto a scuola, ha incontrato i ragazzi e soprattutto ci ha permesso di poter utilizzare quelle straordinarie immagini che la Sovrintendenza ha ripreso nei fondali, dando la possibilità agli alunni, ma anche naturalmente voglio dire, a un pubblico anche più vasto, di poter apprezzare questo percorso delle ancore sottomarine, che è veramente qualcosa di straordinario. Il ringraziamento va anche al professore Riolo, che è presidente del club nautico, che di fatto gestisce questo luogo e ci ha dato la possibilità di poter usufruire di questi spazi e quindi di poter consentire oggi l'apertura della tornara. Si avvicinano le prossime elezioni regionali, che saranno in autunno. Noi abbiamo ascoltato i parlamentari regionali del gruppo del PSE, il Partito Socialista Europeo, che sono Venturino, Oddo e il capogruppo Giovanni Di Giacinto, già sindaco di Casteldaccia. Con loro abbiamo provato a tracciare un bilancio di quella che è stata l'attività parlamentare nell'arco appunto degli ultimi 5 anni. Ascoltiamo. Questa è una legislatura caratterizzata forse più da ombre che da luci. Grandi erano le aspettative quando 5 anni fa il centro-sinistra, per la prima volta nella storia della regione siciliana, elesse a suffragio universale un presidente, che era Rosario Crocetta. Grandi aspettative. Purtroppo il mezzo bicchiere pieno contiene il risanamento dei conti. Il bilancio della regione è stato risanato, abbiamo oggi un bilancio veritiero e quindi da questo punto di vista consegniamo alla nuova legislatura la possibilità di poter dispiegare un piano di investimenti. Sull'altro canto, troppe riforme sono rimaste in mezzo al guado. Mi riferisco a quella dell'ex provincia regionale, alla formazione professionale, all'acqua e rifiuti, comparti fondamentali della vita della regione siciliana, rispetto ai quali diciamo, la politica di riforme preannunciata da Crocetta non ha raggiunto l'approdo. C'è un altro argomento molto interessante, quello della legge sulle biobanche di ricerca. Di che cosa si tratta? Per me è un grande onore avere dato il mio nome a una legge di questo tipo. Per una volta tanto pone la Sicilia all'avanguardia, nel senso che le biobanche di ricerca che hanno grande successo già in altre parti del mondo e qua in Italia sono poco utilizzate, in Sicilia con una legge che porta appunto il mio nome sono state istituite. Sostanzialmente i cittadini potranno tanta parte di tessuti organici frutto delle attività sanitarie che i cittadini fanno quotidianamente e che finora venivano buttati, possono essere raccolti in istituti ospedalieri che abbiano gli accorgimenti del caso per essere messi a disposizione gli scienziati per un lavoro di ricerca. Quindi è un campo nel quale evidentemente per la prima volta la Sicilia, una volta tanto, non è fanalino di coda, ma è all'avanguardia nel mondo occidentalizzato. Ho altri disegni di legge che sono in cantiere, che però evidentemente rischiano, essendo ormai alla fine della legislatura, di non poter arrivare al traguardo. Mi riferisco ad esempio all'istituzione dell'ente parco di Erice, che nel mio territorio. Io credo che noi abbiamo bisogno di valorizzare il nostro territorio e le bellezze naturali, sul modello dei grandi parchi americani, dove praticamente i parchi non servono soltanto per salvaguardare la natura, ma sono fonte anche di lavoro, di ricchezza, di attività ricettive, economiche, alberghiere, di ristorazione. Ecco, io immagino qualcosa del genere, a questo disegno di legge sono particolarmente legato. Ecco, riuscirete ad approvarlo entro la scadenza naturale della legislatura? Questo è difficile perché si può votare il 5 novembre. Io penso che sostanzialmente l'attività parlamentare, dopo l'approvazione della finanziaria, dell'ultima finanziaria, credo che va a scemare. Difficile, purtroppo. Uno dei problemi dell'attività parlamentare è che pochissima parte dell'attività legislativa arriva al traguardo per un sistema faraginoso di operare. La prossima legislatura
presumo sarà più snella, c'è un numero ridotto di parlamentari rispetto all'attuale. Spero, mi auguro almeno, che questo porti a una maggiore efficacia dell'attività dei singoli deputati. Lei è uno dei tre deputati questori di questa legislatura, un ruolo di grande responsabilità, prestigioso. Cosa possiamo dire a proposito di questo? Ma in questi 5 anni credo che abbiamo drasticamente ridotto i costi del palazzo. I questori amministrano il Parlamento in senso lato, quindi il personale, i parlamentari e anche un palazzo reale qual è il Palazzo dei Normanni. Il bilancio è positivo, ad esempio per quanto riguarda il versante culturale, perché questo è il sito turistico più visitato in Sicilia e che noi gestiamo attraverso la Fondazione Federico II, di cui io sono consigliere di amministrazione, possiamo dire che questa fondazione, che prima era uno dei tipici enti collabrodi, oggi produce utili, oltre che centinaia di migliaia di turisti, con eventi culturali di assoluto rilievo come le mostre che abbiamo tenuto su Botero e su Ligabue. Questo sul versante culturale. Sul versante più squisitamente dei costi, abbiamo drasticamente ridotto i costi di decine e decine di milioni di euro progressivamente in questo anno. Credo che da questo punto di vista abbiamo fatto un buon lavoro e anche in questo caso consegniamo alla prossima legislatura un palazzo e un sistema di relazione anche col personale, perché abbiamo fissato dei tetti anche sulle retribuzioni del personale. Io cito solo una cifra che i telespettatori possono capire quanto sia emblematica. Il segretario generale di questo Parlamento, quando noi siamo entrati, prendeva 600.000 euro l'anno. Oggi ne prende 220.000 e tutto il personale a cascata ha subito riduzioni di questo tipo. Quindi credo che da questo punto di vista abbiamo tolto molta acqua all'antipolitica. L'avviso 8 ancora oggi ha creato diversi problemi per quanto riguarda la formazione professionale. Noi, per evitare che ci sia qualche altro problema, abbiamo presentato sul collegato alla finanziaria, prima sulla finanziaria e poi sul collegato alla finanziaria, come gruppo parlamentare, abbiamo presentato un emendamento che mette ulteriori 31 milioni di euro sull'avviso 8 e quindi sulla formazione. Perché abbiamo messo questi soldi? Il problema non sono soltanto chi insegna, ma sono soprattutto i ragazzi. Pensate che hanno partecipato al bando per iscriversi ai corsi 40.000 ragazzi in tutta la Sicilia. Se noi non facciamo partire questi corsi, oltre a avere difficoltà i formatori, avranno anche difficoltà i ragazzi che materialmente, per farsi ad esempio un corso OSA, che sarebbe gratis con la formazione e quindi con l'avviso 8, dovrebbero andare a pagare 1.500 euro. Siccome parliamo in questo momento di fare i concorsi alla sanità, chiaramente molti ragazzi che se lo possono permettere corrono e vanno a farsi il corso a pagamento, ma chi non lo può fare che cosa fa? Ecco perché noi dobbiamo mettere questi 31 milioni, lavorare affinché la formazione parta immediatamente, per dare risposta soprattutto a quei ragazzi che hanno difficoltà a fare i corsi professionali e che poi non è consentito loro partecipare ai concorsi pubblici sulla sanità. Noi abbiamo lavorato tanto su per quanto riguarda i giovani. Ad esempio abbiamo attivato l'anno scorso, che poi il governo regionale se n'è strafregato, abbiamo inserito una norma che a firma mia e del vice capogruppo del PD per quanto riguarda le start-up innovative. Queste start-up innovative, dopo più di un anno che sono state inserite nella finanziaria, non sono partite. Le start-up innovative sono innanzitutto rivolte ai ragazzi, ai giovani, ai tanti nostri ragazzi che se ne vanno in Inghilterra e lì trovano il lavoro perché fanno start-up innovative, cose che non possono fare qui in Sicilia. Ecco perché noi dobbiamo lavorare soprattutto in questo versante, perché oggi è l'innovazione tecnologica che ci può dare un impulso in più a quella che è l'attività economica della nostra terra. La Sicilia ha tre cose fondamentali. Una è l'agricoltura, che posso sembrare pazzo, ma ritornerà a essere trainante per l'economia dell'isola. Due, c'ha il turismo e quindi la cultura e il turismo, perché di cultura in Sicilia si potrebbe vivere tranquillamente. E poi terza cosa, c'è il sole. Il sole che è vita per questa terra e che semplicemente sfruttando queste tre cose potremmo stare tutti tranquilli e sereni. Ma è chiaro che se poi noi ai turisti gli facciamo trovare
le strade piene di immondizia. Ma perché devono venire in Sicilia? Se i nostri alberghi non danno i servizi che dovrebbero dare, perché devono venire qui in Sicilia? Se poi i nostri voli aerei costano l'ira di Dio, perché devono venire in Sicilia i turisti? Allora dobbiamo dare spazio affinché l'economia possa essere diversa rispetto a quello che è oggi e dare servizi ottimali ai turisti. Pensate che nel 2016, anche se noi non abbiamo dato molti servizi importanti ai turisti, è aumentato più del 30% il turismo in Sicilia, perché giustamente nessuno se ne va nei territori del Nord Africa, diciamo, e quindi è naturale che tutti vengano in Sicilia. Per cui, se noi riusciamo a dare un impulso alle tre cose che ho detto, la Sicilia potrebbe risolvere i problemi veri della disoccupazione ed evitare ancora oggi l'emigrazione verso paesi come l'Inghilterra, verso l'America, la Francia e così via. L'attività del PSE negli ultimi mesi si è intensificata anche perché sono stati affrontati degli argomenti che hanno un forte impatto nella società. Di che cosa si tratta? Intanto la ringrazio per aver sottolineato PSE e non soltanto PSI, perché questa è una cosa che a me personalmente fa molto piacere, ci tengo moltissimo, perché quella di cominciare a parlare di Europa ai giovani credo che sia assolutamente fondamentale. Ecco perché quando si creò il gruppo io sostenni proprio a spada tratta la sigla anche Partito Socialista Europeo, non soltanto Partito Socialista Italiano, perché l'Europa deve cominciare ad essere il nostro pane quotidiano se vogliamo pensare ad un futuro per i nostri giovani. Fatto questa piccola precisazione, l'attività non è che si è intensificata, l'attività è stata sempre portata avanti con una certa solerzia da parte nostra, da parte di tutto il gruppo, su temi che sicuramente si connotano come essere specifici dell'attività di un partito socialista o di socialisti quali noi siamo, e cioè di norme atte a tutelare i diritti dei lavoratori, dei cittadini, che più volte sono, ahimè, oggetto di scambio di voti e non altro. Quando dico questo mi riferisco a dei disegni di legge che portano anche la mia firma come primo firmatario, mi riferisco per esempio a quelli sul precariato, che sono fermi ancora in commissione perché ahimè non si è trovata una complicità, quella buona, diciamo così, in altre forze politiche che in commissione hanno forse dire osteggiato è un po' troppo, ma sicuramente non facilitato il percorso l'iter diciamo così di questi due disegni di legge, che avrebbero sicuramente già da tempo posto i presupposti per uscire fuori da una situazione che ancora oggi è motivo e oggetto di sì, la dico proprio in maniera brutale, di scambio, ecco, tra l'eletto e l'elettorato. Altri disegni di legge erano stati presentati nell'interesse dei cittadini, mi riferisco per esempio a quello che presentai l'anno scorso sulla formazione, che inizialmente sembrava aver trovato ampie convergenze, che poi invece in aula con un colpo di mano fu bocciato anche da parte di coloro i quali avrebbero dovuto rappresentare la novità all'interno di un palazzo che doveva essere cambiato, palazzo che invece ha cambiato loro. Quindi non parlerei di una di un rafforzamento dell'attività, assolutamente, e c'è la voglia di continuare a fare quello che si è sempre provato a fare all'interno di questo palazzo. Come potete vedere siamo ad Aspra, una giornata bellissima, ormai l'estate con i suoi colori, con il sole, rende queste giornate molto belle. Oggi siamo qui però per un motivo preciso, perché c'è stata l'inaugurazione del nuovo bar Lorenzini, una tradizione trentennale che si rinnova nel tempo. Un momento importantissimo perché apriamo la gelateria, una gelateria molto innovativa a cui tenevamo tantissimo. Sarà un fiore all'occhiello della famiglia Lorenzini ma anche dell'intero paese e ci puntiamo tantissimo. È bello vedere degli imprenditori radicati nel territorio che però credono anche nel futuro di questa Aspra, che forse deve ancora dare il meglio di sé. Ci crediamo tantissimo, Aspra è il nostro paese,
è aspra, è qualcosa di meraviglioso, qualcosa che ancora deve dare tantissimo, perché oggi per noi è un punto di partenza, non è un punto di arrivo. Ecco. Quali sono le novità che introducete oggi? Allora, oggi introduciamo un tipo di macchina con le carabine, che siamo nella provincia di Palermo gli unici ad avere questa tipologia di macchinari. Il gelato sarà fatto davanti alle persone e lo mangeranno sempre fresco. Questa è una novità, appunto, come dicevo, in tutta la provincia di Palermo siamo i primi di questo genere, che hanno questa tipologia di macchinari. Ecco. Sta arrivando l'estate, quindi sicuramente possiamo fare un invito a tutti a venire a trovare il nuovo bar Lorenzini sul lungomare. Certo, venite, vi accoglieremo, come sapete noi siamo aperti dal 1985, gentilezza, cortesia e sole, questo magnifico paese, che è un paese bellissimo, che negli ultimi anni sta prendendo sempre di più uno sviluppo verso il turismo. Ecco. Per questa settimana è tutto, vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento come sempre alla prossima settimana.